vi fate confusione. Speriamo che questa esperienza umana sia stata all'altezza delle vostre aspettative, che la ricorderete con entusiasmo, esattamente come noi ricordiamo con entusiasmo questa giornata. Voglio ringraziare anche coloro che dall'inizio hanno lavorato per concretizzare questo percorso, su tutti Raffaele Fitto. Grazie Raffaele. Grazie per essere stato il primo a raccogliere Marcello, l'ho fatto ormai qualche mese fa. Sei stato il primo a credere nella volontà di Fratelli d'Italia di aprirsi ad altri percorsi, di allargare il suo perimetro, di crescere sempre di più. Dopo di te tanti altri hanno seguito il tuo esempio, quindi grazie, perché il tuo lavoro è stato in questi mesi estremamente prezioso. E poi ovviamente i nostri rappresentanti di Fratelli d'Italia, sarebbe qui impossibile citarli tutti, ci sono i nostri rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, ci sono i nostri rappresentanti della delegazione al Parlamento Europeo, Remo Sernaciotto, Carmelo Leontini, non c'è credo Stefano Maullo, ma insomma è sempre operativo e sempre al lavoro. Grazie a Carlo Fidanza, che ha rappresentato già i CIER nel Comitato delle Regioni e nel Consiglio d'Europa. Grazie a tutti davvero, quelli che si sono operati. Quello di oggi per noi è un punto di arrivo e un punto di partenza. È un punto d'arrivo perché noi abbiamo lavorato tanto all'adesione alla famiglia dei conservatori e riformisti. Per noi questa non è un'alleanza tattica, non è una scelta temporanea. Noi abbiamo ponderato questa decisione, l'abbiamo voluta e l'abbiamo perseguita convintamente. E infatti sono stati diversi i passi che ci hanno portato qui. A novembre abbiamo annunciato un accordo con il gruppo, con Isier a Bruxelles, abbiamo aumentato la nostra delegazione che oggi, come abbiamo detto, conta ben 4 rappresentanti. Ci siamo uniti, come pure già ho detto, ai gruppi, al Comitato delle Regioni e al Consiglio d'Europa. Lo abbiamo fatto parlando di politica e non parlando di numeri. Lo abbiamo fatto proprio perché siamo consapevoli del fatto che noi possiamo portare un valore aggiunto con la nostra identità, con la nostra storia, al gruppo dei conservatori europei, ma pensiamo anche che insieme possiamo avere l'occasione nel prossimo immediato futuro di cambiare le cose davvero. Perché vedete, dicevo, è anche un punto di partenza. È il punto di partenza, io considero questa giornata un po' l'apertura della campagna elettorale per le prossime elezioni europee. E noi nelle elezioni europee del prossimo 26 maggio possiamo davvero disegnare un'altra storia. Quel giorno io spero che dalle urne possa uscire un segnale molto chiaro, che è la fine di quel patto scellerato tra i socialisti e i popolari, che ha tradito gli ideali europei e ci ha consegnato un'Unione Europea che calpestava l'identità e la dignità dei popoli per fare gli interessi dei burocrati e della finanza speculativa. Quindi ha già citato qui una figura che per noi è molto importante, lo hai visto dalla reazione della platea, hai citato Jampala. Noi abbiamo nella nostra storia tante volte, tutti quanti da noi conoscono la storia di questo martire europeo, l'abbiamo raccontata, l'abbiamo tramandata, proprio perché consideriamo Jampala un martire europeo. Io ti ringrazio per averlo ricordato qui, perché noi tante volte per aver criticato le istituzioni europee ci siamo sentiti dire che eravamo degli anti-europeisti, ma noi non siamo anti-europeisti. I veri anti-europeisti sono quelli che hanno preso un sogno fatto di solidarietà, di identità, e lo hanno trasformato in un comitato d'affari per pochi, ed è quello che stiamo facendo. Pensiamo che possa disegnarsi, dicevo, una storia nuova per le prossime elezioni europee, ma sappiamo anche che per disegnare quella storia nuova c'è un bisogno disperato che si affermi questa famiglia politica, che continui ad affermarsi questa famiglia politica. È fondamentale che Isier confermi i numeri raggiunti fin qui, e noi ovviamente faremo la nostra parte perché questo possa accadere, perché se Isier, come siamo certi che accadrà, confermerà i suoi numeri, Isier avrà un ruolo fondamentale nella costruzione di una nuova grande alleanza, quella grande alleanza che noi crediamo debba andare dai popolari, che speriamo, diciamo, abbiamo sempre un po' più le sembianze di Viktor Orbán,
fino ai populisti, diciamo, di Matteo Salvini, che probabilmente vorranno anche loro superare il semplice no a questa Unione Europea per disegnare un progetto alternativo. In questo quadro ovviamente il ruolo dei conservatori sarà un ruolo centrale e strategico. Ci piace immaginare che questo sia il lavoro che possiamo fare nel prossimo Parlamento europeo per lavorare insieme a un'Europa alternativa a quella che abbiamo visto in questi anni, l'Europa rappresentata dai Macron, dai Merkel, dai Juncker, dai Sanchez, dai Verhofstadt. Noi ne vogliamo rappresentare e costruire un altro modello, e forse proprio questo è il nostro tratto distintivo. Noi non ci limitiamo a dire che le cose così non vanno. Sì, le cose così non vanno, ma il tratto distintivo, la cosa che ci rende, diciamo che accomuna il nostro lavoro, è che noi abbiamo anche un modello alternativo. Abbiamo chiaro che tipo di Europa vogliamo costruire. Il nostro modello non si fonda sull'ideologia, non si fonda sull'utopia, si fonda sul realismo, sì, ma anche su una grande idea, che era l'idea dell'Europa delle patrie, che fu disegnata dal generale De Gaulle, non solamente da lui, da tanti altri pensatori dell'Europa, che sognavano appunto una grande realtà che potesse insieme crescere e prosperare. Noi vogliamo, seguendo quel modello, ma lo è stato detto anche negli interventi che mi hanno preceduto, vogliamo una confederazione di stati liberi e sovrani, capaci di cooperare sulle grandi materie, ma liberi di autodeterminarsi nelle politiche più vicine ai cittadini. Vogliamo la piena applicazione del principio di sussidiarietà: non faccia l'Unione Europea quello che può fare meglio lo Stato membro o quello che possono fare meglio le comunità locali. È esattamente il principio che vogliamo. E crediamo che se l'Europa andasse verso questo obiettivo, beh, conterebbe anche molto di più. Perché vedete, io davvero non riesco a capire il senso di una Unione Europea che non riesce a fare una politica estera comune, ma che sta lì a sindacare se sia igienico o no cucinare la pizza nel forno a legna. Diciamo che vorrei stabilire da sola se valga la pena cucinare la pizza nel forno a legna, e magari definiamo insieme la politica estera, che mi sembra un tema. Questa visione, secondo me, è la differenza che passa tra chi è sovranista e conservatore e chi è più genericamente populista. E noi crediamo in questa costruzione e siamo pronti a fare la nostra parte. Ci siamo dati degli obiettivi come Fratelli d'Italia, ci siamo dati, diciamo, una duplice traiettoria. Da una parte noi intendiamo costruire un rapporto privilegiato con gli amici del gruppo di Visegrad, che secondo noi sono un modello di come si sta in Europa a testa alta, perché vedete, tra chi propone l'uscita dall'Unione Europea e chi dice che in Europa ci si deve stare semplicemente per prendere ordini, c'è tutta una gamma intermedia. In quella gamma intermedia c'è la nostra posizione: si può stare in Europa in piedi e a testa alta, difendendo i propri diritti, difendendo i propri interessi e cercando di cooperare sulle grandi questioni. Dall'altra parte, crediamo che sia nostro compito anche rafforzare l'anima mediterranea di questa famiglia, noi insieme agli amici francesi, insieme ai greci, insieme agli amici di Vox, ai quali speriamo, ai quali auguriamo intanto un grande appuntamento per le loro elezioni politiche. E dicevo, Fratelli d'Italia è pronto a fare la sua parte. Noi siamo un partito che ha quest'anno compiuto il suo sesto anno di vita, abbiamo una identità che viene da molto lontano, ma Fratelli d'Italia è nato 6 anni fa. Quando siamo nati c'era intorno a noi molto scetticismo. Dopo 6 anni quello scetticismo è venuto meno. In 6 anni noi siamo riusciti a organizzare un partito che oggi conta 50 parlamentari nazionali tra Camera e Senato, abbiamo detto 4 parlamentari europei, circa 40 rappresentanti delle regioni tra consiglieri e assessori. Abbiamo eletto 2 settimane fa il nostro primo presidente di una importante regione italiana. Abbiamo 3 sindaci in città capoluogo, migliaia di amministratori sul territorio. E allora chi, quando siamo nati, ci guardava con scetticismo e credeva che magari questa operazione politica non avrebbe funzionato, dopo 6 anni possiamo rispondere che invece sì, c'è spazio per una destra coraggiosa ma seria, coerente, concreta, che non ha padroni e non ha padrini. L'abbiamo costruita e oggi siamo gli unici, l'unico partito italiano che cresce, oltre la Lega. Lo dicono tutti i sondaggi, lo hanno detto tutte le elezioni locali che si sono celebrate.
E io penso che questa crescita sia dovuta anche alla nostra scelta di mantenere la nostra coerenza. La coerenza per noi è un tratto centrale e distintivo dell'operato politico, è la ragione per la quale quando è nata questa coalizione innaturale che oggi governa l'Italia abbiamo scelto di non entrare al governo. Abbiamo scelto di non entrare al governo, ma di non fare neanche un'opposizione pregiudiziale, noi facciamo quella che definiamo una opposizione patriottica. Siamo nella felice posizione di chi non deve dire né per forza di sì né per forza di no. Noi sosteniamo i provvedimenti che consideriamo utili per il popolo italiano e combattiamo quelli che non consideriamo utili per il proprio popolo italiano. Abbiamo sostenuto il governo nelle sue politiche sull'immigrazione e la sicurezza, non abbiamo sostenuto il governo sulle politiche economiche che puntano ad aumentare ancora le tasse, la burocrazia, mettere ancora i bastoni tra le ruote le imprese, impedire lo sviluppo e la crescita, perché non le condividiamo e pensiamo che siano dannose per l'Italia e per la nostra economia. Questa scelta credo abbia pagato, perché come dicevo stiamo crescendo, una crescita dalla quale non ci accontentiamo. Noi, come detto, ci siamo dati l'obiettivo di realizzare un grande movimento che io definisco conservatore e sovranista. Su questo ho fatto un appello lo scorso settembre, dicevo dell'adesione di Raffaele, ma siamo rimasti francamente molto colpiti dal numero di adesioni che abbiamo avuto, che questo nostro progetto, questa nostra idea ha avuto. Contiamo di avere una importante affermazione nelle prossime elezioni europee, un'affermazione che non solo consacrerà Fratelli d'Italia come un partito che si candida a governare la nazione, ma che ci consentirà anche di partecipare alla famiglia dei conservatori con una nutrita rappresentanza nel prossimo Parlamento europeo. Se le adesioni sono così significative, se il nostro progetto sta crescendo, forse anche perché noi abbiamo scelto di parlare di contenuti. Noi abbiamo questo vizio, diciamo così, di parlare di politica quando anche quelli che fanno politica spesso sembrano parlare di altro. Abbiamo chiare le idee di quello che vogliamo fare e di dove vogliamo andare. Noi andiamo in Europa, che siamo in Italia, ma andiamo in Europa per difendere la nostra identità culturale e religiosa, che oggi è sotto attacco per via dell'immigrazione irregolare e per via del relativismo culturale. Sull'immigrazione abbiamo detto e fatto tanto in questi mesi. La soluzione alla povertà dei paesi africani non è, africani e asiatici, non è spostarli tutti in Europa. In Italia c'è stata una situazione assolutamente paradossale. Dal 2000 al 2017 sono entrati in Italia circa 600.000 immigrati. Sono più dei bambini che sono nati lo scorso anno in Italia. Di questi 600.000 immigrati, circa l'80% non aveva i requisiti per essere accolto secondo le norme del diritto internazionale. Sono ugualmente stati accolti e mantenuti come se fossero dei profughi. E voi capite bene che un paese che ha il 13% di tasso di disoccupazione generale e il 40% di disoccupazione giovanile non se lo può permettere. Abbiamo provato a porre questo tema, ma purtroppo non siamo stati ascoltati. Pensate che noi siamo stati così accoglienti che ieri 47 immigrati clandestini che sono arrivati a bordo di una nave che si chiama Diciotti, diventata molto famosa perché è oggetto di un grande dibattito, hanno chiesto il risarcimento dei danni al governo italiano da 40 a 70 mila euro per ciascun immigrato, sostenendo che il governo non li avesse fatti sbarcare abbastanza presto. Poiché il governo non li ha fatti sbarcare alla fine, li ha accolti, ma siccome non l'abbiamo fatto subito, talmente l'Italia ha dato ormai questa immagine di sé che ognuno può fare quello che vuole dalle nostre parti, questi immigrati si sono risentiti perché non sono stati accolti immediatamente e hanno chiesto i danni al governo italiano, 40-70 mila euro a persona, cioè somme che molti italiani non hanno visto in tutta la loro vita, e francamente racconta un po' il dramma di quello che abbiamo visto in questi anni. Ormai, diciamo, l'immigrazione è considerata un diritto. Abbiamo combattuto il Global Compact, lo ricordava prima Carlo, e l'adesione italiana al Global Compact proprio perché il Global Compact, che apparentemente dice delle cose
abbastanza scontate, in realtà sancisce un pericolo, un principio che è pericolosissimo, cioè il principio secondo il quale l'immigrazione, ogni forma possibile di immigrazione, è un diritto fondamentale di ogni essere umano. Chiaramente, se un principio del genere passa, non esistono più i confini degli stati nazionali. Invece io sono abbastanza d'accordo con quello che ho sentito dire dall'amico di Vox, che paragonava lo Stato a una casa. Mia casa ha le mura, ha la porta, tu suoni, e quando suoni io apro la porta e decido se farti entrare oppure no. È una scelta, è una libera scelta degli stati nazionali. Allora noi vogliamo riportare il dibattito sull'immigrazione a, diciamo, dei contenuti che abbiano una loro razionalità, e voglio dire sinceramente che non accettiamo l'ipocrisia di quelli che spiegano a noi che noi dobbiamo essere ancora più accoglienti di come non siamo stati, e poi, diciamo così, chiudono i loro confini rispedendo al mittente, con metodi, diciamo, non proprio umanitari, quelli che tentano di passare il confine, per esempio, tra l'Italia e la Francia. Insomma, diciamo, lezioni, meglio di no, visto che gli altri, mi pare, dipendono i loro confini. Esattamente come voglio dire, io mi è capitato di difendere le nazioni del gruppo di Visegrad in più di un'occasione, perché qui in Italia c'è la Bulgata, no? Voi parlate della Polonia, parlate dell'Ungheria, ma sono nazioni che si rifiutano di distribuire, di accettare le quote della redistribuzione. Queste persone omettono di dire che la redistribuzione riguarda i profughi, non gli immigrati clandestini. È normale che se ci sono nazioni che difendono i confini esterni dell'Unione Europea, esattamente come facciamo noi, e non fanno entrare immigrati clandestini, poi non possiamo chiedere loro di prendere quelli che l'Italia fa entrare perché ha deciso di fare una politica diversa. Mi pare che questo sia ragionevole, e quindi bisogna provare a mettere qualche puntino sulle i. La nostra proposta in tema di immigrazione è una proposta molto chiara. Noi chiediamo una missione europea per trattare con i governi libici un blocco navale al largo delle coste della Libia, impedire ai barconi di partire, aprire in Africa gli hotspot, valutare in Africa chi abbia diritto a essere rifugiato, distribuire solamente i rifugiati. Questo a noi pare un modo serio di affrontare la questione migratoria, e chiaramente all'altro di tutto questo c'è il tema del rapporto con l'Africa, della cooperazione internazionale allo sviluppo, che è una grande questione. Penso anche che si debba lavorare su un piano europeo di rimpatri. I rimpatri degli immigrati clandestini presenti sul territorio europeo, è vero che l'Unione Europea ha delle buone argomentazioni per convincere le nazioni dalle quali questi immigrati clandestini scappano a riprendere questi immigrati clandestini. Del resto, l'Unione Europea, quando vuole utilizzare le sue buone argomentazioni, le utilizza. Noi abbiamo dato negli ultimi 3 anni circa 6 miliardi di euro alla Turchia di Erdogan per fermare gli immigrati che arrivavano dalla rotta est, perché si è deciso, diciamo, di fare una politica di questo tipo. Ecco, l'Europa quando vuole fermare l'immigrazione irregolare lo fa. Certo, non ha molto senso che una immigrazione irregolare si fermi e l'altra invece si pretenda di lasciarla dove si trova. Vogliamo quindi difendere i nostri confini dall'immigrazione incontrollata, vogliamo difendere la vita, la famiglia. Le istituzioni europee vengono usate da anni per scardinare i principi della vita e della famiglia, con campagne che vanno dal tema della diffusione senza limiti dell'aborto, l'utero in affitto, campagne sulla droga libera. Noi rispettiamo chiaramente i diritti individuali, siamo laici, non siamo confessionali, ma con laico buonsenso vogliamo essere baluardo contro queste derive relativiste. Crediamo in una società che abbia rispetto dei più deboli, che difenda chi non può farlo da solo e che non trasformi ogni singolo capriccio in un diritto, come abbiamo troppe volte visto accadere in questi decenni. Vogliamo difendere le nostre radici cristiane dal processo di islamizzazione forzata dell'Europa in corso. L'Unione Europea ha rinunciato già a iscrivere e ricordare le sue radici cristiane nella propria Costituzione, oggi addirittura consente che in alcuni Stati membri le comunità musulmane possano usare la legge islamica invece delle leggi dello Stato in cui si trovano. Lo diceva bene Jan prima del mio intervento, e voglio dire anche io chiaramente che per noi questo è semplicemente inaccettabile e non intendiamo consentirlo. Difendiamo
le nostre aziende, la nostra economia reale, vogliamo meno burocrazia, più impresa, più sviluppo, più infrastrutture. Le nostre imprese muoiono già a causa della burocrazia asfissiante dello Stato italiano, non hanno bisogno di aggiungere anche quella dell'Unione Europea. Noi italiani in particolare ora dobbiamo combattere anche contro la deriva di chi vuole bloccare le infrastrutture strategiche e limitare lo sviluppo italiano. Pensa Iano, noi abbiamo un ministro delle infrastrutture, si chiama Danilo Toninelli, che ha definito l'alta velocità che collega Torino a Lione un buco per arrivare a Lione. Nessuno ha spiegato al ministro delle infrastrutture italiano che l'alta velocità Torino-Lione non è esattamente un buco per arrivare a Lione, ma è quel pezzetto di alta velocità che manca per collegare tutta l'intermodalità europea, tutto il commercio europeo, poiché l'Europa, tra le tante cose strane che fa, si è data come obiettivo quello di spostare il 50% del commercio da qui al 2050 sul ferro, ritenendo che insomma, i treni siano più veloci e più puliti anche sul piano dell'ambiente e dell'inquinamento. Semplicemente, se noi non costruiamo, come pare che non costruiremo, questo pezzo che manca di alta velocità, saremo esclusi dal commercio europeo. Sono grandi questioni le quali l'Italia vorrebbe rimanere agganciata, in questo caso assolutamente, all'Europa, e rischiamo invece di rimanere isolati per approcci ideologici che certo non fanno bene alla nostra crescita, alle nostre aziende e alla nostra ricchezza. Vogliamo tutelare le nostre eccellenze, i nostri prodotti di qualità, la nostra agricoltura, il nostro artigianato, il nostro territorio. Vogliamo creare le condizioni per una maggiore ricchezza, costruire un'Europa nella quale la ricchezza meritata si difende e non si combatte. Vogliamo fare tutto questo e molto altro, io non voglio dilungarmi troppo, lo faremo ancora più convintamente adesso che sappiamo che al nostro fianco ci sono tanti altri patrioti europei che la pensano come noi, e vi ringraziamo davvero per essere stati qui, per averci accolto e per consentirci di far parte di questa grande famiglia. Io voglio chiudere con un brano, uno dei passaggi conclusivi del Manifesto di Parigi, un manifesto insomma, che tanti conservatori importanti della nostra area hanno scritto, un manifesto nel quale ci riconosciamo pienamente, rappresentano tutto il nostro comune sentire. In uno dei suoi passaggi conclusivi dice: in questo momento chiediamo a tutti gli europei di unirsi a noi per respingere le fantasie utopistiche di un mondo multiculturale senza frontiere. Amiamo a buon diritto le nostre patrie e cerchiamo di trasmettere ai nostri figli ogni elemento nobile che noi stessi abbiamo ricevuto in dote. Da europei condividiamo anche un'eredità comune, e questa eredità ci chiede di vivere assieme in pace in un'Europa delle nazioni. Ripristiniamo la sovranità nazionale e recuperiamo la dignità di una responsabilità politica condivisa per il futuro dell'Europa. Questo è quello che vogliamo fare. Viva l'Italia, viva l'Europa delle nazioni.